Le attività commerciali della provincia di Pesaro e Urbino, a pochi giorni dell'entrata in vigore delle nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus emanate dal governo, si trovano a fare i conti con una nuova limitazione, ossia quella di mantenere la distanza di sicurezza all'interno dei locali. Il decreto attivo fino a domenica 8 marzo dispone lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, i frequentatori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità idonee e evitare assemblamenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche degli esercizi commerciali aperti al pubblico e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza consentita. Inoltre, sempre nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Il nuovo limite, non più affidato al buon senso individuale ma predisposto nero su bianco nel nuovo decreto, ha però messo ulteriormente in difficoltà gli esercenti, chiamati a servire i loro clienti solo al tavolo, mantenendo le dovute precauzioni. Gli esercenti si mostrano preoccupati a fronte delle nuove predisposizioni emanate dal decreto, limitazioni che, unite alla forte diminuzione di persone che escono di casa per paura di possibile contagio da Covid-19, rischiano di mettere in ginocchio le attività commerciali della città. Credo che non vada molto molto bene, bisogna cercare di fare quello che ci chiedono, anche se non sempre siamo d'accordo. I clienti non fanno nessun commento, anche loro sono abbastanza bravi, si adeguano, noi siamo il pubblico, potremmo anche noi prendere tutti quanti questo virus. Però se è vero che è grave questa cosa che sta succedendo, i ragazzi, come tutti gli altri, devono stare a casa. La risposta dei clienti è discordante, se alcuni assidui frequentatori sembrano avere preso confidenza con le nuove regole che consigliano la distanza per evitare che le goccioline di saliva potenzialmente infette si disperdano nell'aria fino ad arrivare a contagiare l'interlocutore, altri preferiscono continuare a disonorare le norme di buon senso.